Questa splendida villa del 1700 è stata sequestrata alcuni anni fa alla Camorra. Villa Fernandez a breve ospiterà alcune decine di immigrati. Ci troviamo nel centro di Portici, a pochi chilometri da Napoli. Non distante da qui, però, ci sono 13 famiglie del posto che da 35 anni aspettano una casa. Cosa sono queste casette? Allora, sono alloggi provvisori allestiti per i terremotati dell'80. Permesso? Grazie. Lei abita qui da 35 anni, signora? 35 anni. Un anno siamo passati nel roulotto con i zingari e 34 siamo qua dentro. E l'anno scorso ci hanno aggiustato i tetti, hanno tolto il lamianto. 4 persone in 48 metri. Prima ne eravamo 6. Come vi dividete lo spazio? Ci dividiamo lo spazio. Allora, Biancaneve, la mettiamo qua, con il nanetto. Un'altra Biancaneve con il nano qua. Io ho eliminato la cucina perché ho fatto un'altra stanzetta, se no questa era la cucina. Sono io con 3 figli e mia moglie. Poi c'è mio fratello che è separato e che ha altri 3 figli. Poi c'è mia madre e poi c'è mia sorella. Si paga tutto, anche il suolo dove sei appoggiato. Si paga una volta all'anno, ma si paga anche il suolo. Se a luglio, agosto e giugno, non ti dico in casa, ma mancava poco che entravano in casa. Qualcuno l'ha trovato pure in casa, pure in una culla con una bambina. Le blatte? Le blatte, sì. Non ci mettiamo vergogna di dirlo. Questo che vedete a terra è il tubo dell'acqua potabile. Fino all'anno scorso anche i fili della luce elettrica correvano fuori, poi li hanno dovuti spostare perché i topi rosicchiavano e causavano grossi disagi. Gli danno vitto, alloggio, gli danno 30 euro al giorno. Io sono disoccupato, ho 3 bambini, vivo da mia mamma perché non posso pagarmi un affitto e non posso fare niente.